attimo le fila dell'occupazione che stiamo facendo qua, che è un'occupazione temporanea ed è un'occupazione appunto per far venire fuori il problema, visto che sfratti ne eseguono a decine tutti i giorni. Purtroppo la maggior parte rimane sotto silenzio, nel senso che non si hanno notizie, perché spesso sono persone che sono persone sole, che non sono organizzate, e diciamo c'è anche la vergogna, no? per trovarsi in quella situazione. E per quanto riguarda la giornata di oggi, era previsto lo sfratto, come avete visto dal sito di Alessandro in Movimento, ed era previsto per le 9. Avevamo convocato il picchetto per le 7:30. Alle 6 di mattina ci chiama la famiglia dicendo che hanno sfondato la porta con un piede di porco, sono entrati e hanno cambiato la serratura. Corriamo lì per capire cosa succede, cosa sta avvenendo. Ci troviamo proprietari e ufficiale giudiziario Angela Platania, ricordo che è nota, no? Ormai un pochino a tutti per i suoi metodi isterici e definire fuori dal comune è proibitivo, nel senso che una volta viene a fare lo sfratto alle 8 di sera aspettando che andiamo via, una volta con stamattina arriva alle 6 e dalle 4 abbiamo sentito che erano lì sotto per prepararsi a eseguire lo sfratto, quando c'è dall'altra parte una famiglia con a carico un minore di 3 anni. Siamo, lo dico, al terzo passaggio oggi, dopo il primo sfratto è stato notificato per i primi di luglio, quindi sono 2 mesi. Sapete bene che i tempi di solito sono molto più lunghi, sapete che soprattutto in un periodo di crisi anche l'emergenza, anche gli ufficiali giudiziari, quelli con un po' di sale in zucca, e ce ne sono, danno proroghe con un senso per dare appunto la possibilità alle famiglie in questione di trovare una soluzione. Noi chiediamo, prima di tutto, se non c'è la possibilità di assegnare case e tutto quanto, perché dopo che da Via Verona si era detto troviamo spazi vuoti, facciamo dei progetti e li giriamo all'emergenza abitativa, oggi siamo a nulla, fondi non ce n'è, progetti non ce ne sono, e rispetto a quel versante lì l'immobilismo è totale, ATC, comune, prefettura e tutto quanto. Vorremmo capire se le modalità di esecuzione degli sfratti sono arbitrarie degli ufficiali giudiziari o se c'è una legge a cui attenersi e secondo la quale procedere. Vogliamo sapere se i 2 agenti che sono intervenuti subito, che hanno picchiato 2 ragazzi, uno è volato giù a momenti alle scale, l'altro era contro la porta col braccio dietro e tutto quanto, quando eravamo in 6 in quella casa, quindi non era ovviamente una situazione di pericolo o incolumità per nessuno. Vorremmo capire se in questa città il problema della casa e l'emergenza abitativa è gestita dalla politica, quindi comune, prefettura, provincia, TC e tutto quanto, oppure se è gestita come il Far West dalla polizia e dagli sceriffi e dal questore, perché questo è quello che oggi è successo. Se non c'eravamo noi, anche perché ci hanno buttato fuori, per fortuna siamo riusciti ad entrare, se non c'eravamo noi ovviamente c'era una famiglia in più in mezzo alla strada, quando sindaco, assessore, tutti quanti dicono che la forza pubblica non viene disposta per l'esecuzione degli sfratti, in più quando c'è un minore, in più quando c'è una trattativa aperta, ci sono dei contatti che vengono da Via Verona per trovare una soluzione. Nulla. Noi abbiamo pensato che il modo migliore per denunciare quello che è accaduto, che è il comportamento dell'ufficiale giudiziario e degli agenti di polizia rispetto a quando sono arrivati, è stato una cosa che grida vendetta, che non è ammissibile in un paese civile come ci definiamo. Vorremmo capire appunto, non c'è la possibilità di fare progetti, non c'è la possibilità di fare assegnazioni di case perché non si fa un blocco agli sfratti. Solo questo mese, e lo leggo da voi, sono 450 le famiglie che rischiano lo sfratto esecutivo, solo nel mese di settembre. Si parla di un incremento rispetto all'anno scorso del 30%. Nulla, noi
Per adesso per fortuna la famiglia è ancora in casa. L'ufficiale giudiziario ha rimesso gli atti, così almeno ha detto, alla procura di Alessandria per, e secondo la procedura che ci dicono i nostri legali arriverà una un'ulteriore notifica per un'altra giornata di sfratto. Noi ovviamente vigiliamo, non ci fidiamo di questa roba qui, quindi presidieremo costantemente la casa. L'appuntamento poi è per il 18, ci sarà un altro sfratto, vediamo di nuovo, a questo punto andremo molto prima, però vediamo di nuovo se le modalità sono quelle o se davvero come crediamo è l'iniziativa della signora Platania. Comunque il 18 andremo a bloccare lo sfratto, ci ritroveremo in questi giorni, stasera o subito domani o dopodomani, per capire come muoverci. Purtroppo dico, da un certo punto di vista la situazione che ci troviamo davanti è la stessa di inizio anno, nel senso che l'unica soluzione davvero per difendere il diritto all'abitare è appunto fare azioni forti, occupare case, occupare palazzi e fare in quel modo lì, perché il comune non dà risposta, la provincia non dà risposta, non ci sono progetti di riqualificazione degli edifici abbandonati, tutto quanto. Nulla, noi ci tenevamo a fare in modo che fosse pubblico quello che è successo oggi e che si aprisse anche un ragionamento non solo da parte nostra ma da parte di tutta la città, per capire se davvero andiamo verso la barbarie o vogliamo uscire dalla crisi guadagnando diritti e rendendo la vita migliore anche per quelli, soprattutto per quelli che sono già in difficoltà. Nulla, l'appuntamento poi è per il 18 di settembre, c'è un altro sfratto a Spinetta in via del Ferraio e nulla, il resto vi faremo sapere se c'era un comunicato dove non andiamo e se ci sono altre robe. Vi ringraziamo intanto e presto la settimana. La soluzione alla crisi sociale.